Ilary Blasi è uno schianto, Aida Espica e Carmen Russo in nomination, tra Serena Grandi e Corinne Clery volano gli stracci, il GF VIP add-on. Grande Fratello VIP 2, la settima puntata foto per foto. La settima puntata del Grande Fratello VIP è tutto al femminile, tra Serena Grandi e Corinne Clery volano gli stracci, Aida Espica e Carmen Russo finiscono in nomination. Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nasce un'amicizia speciale. E Ilary Blasi, in studio con un abito sotto veste rosa, è uno schianto. Sei un vecchio baule, lo scontro tra Serena Grandi, 59 anni e Corinne Clery, 67, tiene banco. Da decenni, prima che nella casa, da quando Beppe Ercole, marito della prima dal 1987 al 1993, ha poi sposato nel 2004 la seconda, cui è rimasto legato fino alla scomparsa nel 2010. Il ping pong di accuse e insulti parte da Serena, lascia stare me e mio figlio Edoardo, fregatene della mia vita. Ma sei pazza, ho conosciuto Giuseppe dopo 2 anni dalla vostra separazione, parli male di noi da 22 anni sei una poveraccia. Smettila di fare la STR e, sei una vecchia. Ah sei giovane tu. Sei un vecchio baule. Ma se le tette te le ha fatte rifare mio marito come le mie. Non ho le tette finte mi dispiace. Cecilia e Ignazio, che sintonia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nel filmato che riassume la settimana passata, sono in grande sintonia. Un'amicizia speciale che potrebbe far ingelosire il fidanzato dell'Argentina. Ma Francesco Monte, ospite in studio, minimizza lanciando una stoccata a Ignazio, e non ha rispetto delle persone fidanzate. Tra Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez è la pallavolista a lasciare la casa, i nuovi nominati sono Aida Espica, reduci da una cenetta romantica con Daniele Bossari, e, a una settimana dall'ingresso, Carmen Russo.